5 rifiuti per ogni passo. La plastica emerge prepotentemente dalla sabbia, oppure galleggia con tristezza sul pelo dell'acqua, in compagnia di cicche, cotton fioc, pezzi di vetro e tanto, tanto polistirolo. Fatte salve le specifiche differenze sul tipo di rifiuti predominanti nei nostri mari, più plastica in Adriatico, più cicche nel Tirreno, la sostanza non cambia. C'è ancora troppa roba che non solo non dovrebbe esserci, ma che deve sparire prima che sia troppo tardi. È urgente, per esempio, che il nostro paese recepisca la recentissima direttiva europea sulla messa al bando delle stoviglie in plastica ed è ancora necessario continuare a sensibilizzare gli enti pubblici e i cittadini, magari anche invitandoli a partecipare all'edizione 2019 di Spiagge e Fondali Puliti, organizzata da Lega Ambiente in tutta Italia, anche in Abruzzo, da venerdì 24 a mercoledì 29 maggio. Preziosa anche la collaborazione del gruppo Gabriele, che nell'ambito di una esperienza di volontariato d'impresa darà la possibilità ai propri dipendenti di aderire alla pulizia delle spiagge durante l'orario di lavoro. In Abruzzo abbiamo migliorato il nostro livello generale di raccolta differenziata, quindi significa che dobbiamo incidere sull'intero processo di filiera. È evidente che il tema della plastica è il problema principale, anche l'indagine di quest'anno va a consolidare questo dato. Dobbiamo far sì però che soprattutto sul packaging, su realtà legate all'utilizzo del polistirolo, che sull'Adriatico è uno dei primi elementi della nostra azione di monitoraggio, ci porti a una situazione di sostituzione, in modo che chiudiamo una filiera che sia recuperabile al 100% da un punto di vista di riuso e riutilizzo, ma al tempo stesso ci permetta di tutelare la qualità del mare, altrimenti rischiamo a breve che avremo più rifiuti in mare che non pesci. E l'importante è non mettere troppo tempo tra quello che oggi la comunità europea è riuscita a ottenere come risultato e il nostro recepimento, perché questa è la pecca che spesso abbiamo come italiani. E nel momento in cui andiamo a recepire la normativa che pone fine all'uso della plastica monouso, è arrivato anche il momento di alzare l'asticella, di mettere in campo azioni che vanno anche su specifici, diciamo, elementi di rifiuti che troviamo, in modo da accelerare questo processo, perché è un'emergenza globale.